Bella, cazzo! Oh, porca puttana! Ma pensavo si buttasse! Un secondo! Ma pensavo che suo amore si buttasse, proprio alla disperata! Mamma mia, che gol! Che culo! Che culo! Oddio! Non l'ho già visto dentro io! Era rigore. Era rigore. Secondo me era rigore. Ci ha detto che il contatto c'è stato, No, il contatto. Sì. Sono abbastanza d'accordo. In ultimo replay, più detto che. Se probabilmente non me lo dai, ma sto rigore qua mi incazzo. Forse anche più di un po'. Non sarebbe stato così. Assurdo. A destra D'Ambrosio, non è di rigore Kane, ha cercato D'Ambrosio. Sì! È così il calcio, è così, è bello per quello, è bello e brutto per questo, ragazzi, diciamolo, perché sennò mi rompete il cazzo. Era rigore, non so perché non l'abbiano fischiato, ok? Bene, abbiamo detto tutto buonissimo. Com'è? Che tirerà di lì, guarda che fa anche gol. Puttana Andanovic! Da dove l'ha tolta? Bravo Samiro! Si è buttato! Cristante, partito Santoni, bucato dentro per un derby, vediamo se si è accettato. Occhio al mancino! Che cazzo! Il nome Andanovic! 1-1, ha pareggiato! Che golazo, incredibile! Che golazzo, adesso lo voglio rivedere però, ma dai Cristo! Un missile. Lo sanno anche i muri che tira solo col mancino, sto qua. Ha fatto questo difficilito. Scarica e porta il pallone. No, mi spiace, ma lì ti devi tuffare. Ma scusa, non ti butti? Non ti tuffi? Cioè, non l'ho vista partire proprio, non lo so io. Fortuna che Juan Jesus si è messo in calcio d'angolo. Chiuso Juan Jesus, calcio d'angolo per l'Inter, palla in area di rigore. Mario! Questo è buonissimo. Questo non lo riguardiamo neanche. È tutto buonissimo. Icardi è incredibile comunque. Ne aveva già sbagliato troppo in sta partita. Nita, allora, stai dormendo. Ma perché devi aprire il braccio così? Ma perché apri il braccio così? Voglio sapere. Perché, babbo? Mi dici perché? Cioè, perché l'istinto ti viene così? Ma ti viene l'istinto che giochi a calcio da 30 anni? Cioè, sembra che l'ha fatta apposta. Guarda, sono spizzata. Il braccio è dritto, lui lo allarga. Cioè, guarda, apre, eccolo lì. Questo è il calcio di rigore. Cioè, ma io veramente non capisco. Io non capisco. Stavolta si è riusciti a... Parte il serbo. Sinistro! Vaffanculo! Vaffanculo a te, Brozovic! Stronzo! Poi lo prende potenza. Lì ci può andare anche prima. Ha toccato sulla ricorda. Sono passati 5 minuti di recupero e dopo 5 minuti di recupero che manda le squadre degli spogliatoi un punto a testa che non serve granché né alla Roma né all'Inter, che hanno regalato una grandissima partita provando a vincerla fino alla fine.